Buonasera, per quello che mi riguarda è la quarta conferenza stampa di oggi, la prima è iniziata alle 3.30 a Bruxelles, la seconda alle 11, la terza alle 15.30 e quindi questa direi che se siete d'accordo è l'ultima almeno della giornata. Probabilmente varrebbe la pena di fare l'ultima del fine settimana. Ringrazio tutti i ministri che fino ad ora si sono impegnati insieme, tra l'altro un giorno, mi scuso se sono senza cravatta, un giorno funestato da ciò che è accaduto in Kuwait, ho parlato con il primo ministro di questo paese, amico, partner e alleato, ho parlato con il presidente della Repubblica tunisino, ho parlato ovviamente con il presidente della Repubblica Olanda, visto che eravamo insieme oggi, la nostra solidarietà, la nostra amicizia, la nostra vicinanza ai popoli colpiti, insieme alla convinta sottolineatura del fatto che continueremo a combattere contro il terrorismo e contro il terrore e la violenza. Un giorno oggi molto particolare, anche perché, come sapete, abbiamo chiuso un Consiglio europeo su cui non tornerei, abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire. Abbiamo, come sapete, scelto di adire il Tribunale internazionale per ciò che riguarda la vicenda dei due fucilieri di Marina, quindi anche questo è un provvedimento sul quale avete tutte le informazioni e le notizie del caso. Vorrei anche dirvi che a norma della legge Severino, nella giornata di oggi ho firmato il decreto di sospensione del dottor De Luca da Presidente della Regione Campania, come previsto dalle norme di legge. È quindi un adempimento che abbiamo realizzato una volta ottenuto il nulla osta del ministro competente, i pareri. La nostra opinione naturalmente è che il Presidente della Regione Campania possa, a norma di ciò che scrive l'Avvocatura dello Stato, interpretando la norma della legge Severino, fare gli atti consentiti dal parere medesimo. In ogni caso, per quello che riguarda la posizione di Palazzo Chigi, noi abbiamo proceduto alla firma del decreto di sospensione come da impegni. Avevamo sempre detto che avremmo mantenuto ogni tipo di intervento necessario senza fare ricorso ad alcuna normativa ad hoc e l'abbiamo dimostrato una volta di più come era doveroso fare. Infine, prima di entrare nel merito dei decreti fiscali, vorrei dire che il decreto legge che abbiamo approvato, discusso e approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso e che è molto importante, ha subito una piccola modifica formale per cui lo abbiamo che è legata peraltro a una notizia positiva, cioè che ci sono 100 milioni in più da spendere e quindi come tale volevamo evitare di non utilizzare 100 milioni del 2016, cioè sostanzialmente questo decreto porta 100 milioni in più, quindi chi dice che è un regalo dovrebbe fare i conti con la realtà, ha preso atto di questo dato, si è inserito un comma ulteriore all'ultimo articolo e quindi come tale sarà comunque presentato dal Presidente della Repubblica e quindi presentato poi in Gazzetta Ufficiale nel momento in cui il Presidente della Repubblica riterrà di firmarlo nelle prossime ore. Mi pare di aver detto tutto prima di entrare sui decreti fiscali, se non che domani è una giornata ancora importante sia ad Expo che nella città di Firenze, dove firmeremo il riconoscimento, l'inizio del percorso del riconoscimento come confessione religiosa ai sensi della vigente normativa con l'intesa a Soka Gakkai, che è un'importante realtà del mondo buddista e che quindi come tale inizia il percorso che poi andrà in Parlamento, questo giusto per fare anche l'agenda dei prossimi appuntamenti. Abbiamo approvato 5 decreti delegati sui temi del penale tributario, del contenzioso, dell'interpello, del monitoraggio dell'evasione, della riscossione e le agenzie. Si tratta dunque di un importante ulteriore elemento di chiarezza. Direi che può essere il ministro Padoan a illustrarvelo, partendo dal presupposto che i testi saranno resi noti una volta consegnati al Parlamento per il consueto iter necessario, ma credo che il ministro possa
anticipare alcuni dei provvedimenti. Grazie, buonasera. Sono provvedimenti che ovviamente si aggiungono a quelli già approvati in tema di delega fiscale, sono provvedimenti volti a migliorare il rapporto fra amministrazione e cittadini e rendere la vita dei contribuenti più facile, ma oltre anche quella di rendere più efficiente l'amministrazione stessa. Vado molto rapidamente sui cinque decreti, perché appunto sono tanti e ovviamente sarò disponibile a rispondere a qualche domanda e domani ci saranno possibilità di entrare nel dettaglio. Primo decreto, stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e dell'erosione fiscale. Qui si tratta di mettere in moto meccanismi permanenti che permettono di valutare il progressivo miglioramento della lotta all'evasione fiscale in vari modi, compresa la costituzione di una commissione ad hoc che debba verificare annualmente i risultati. Un meccanismo simile riguarda il monitoraggio delle cosiddette spese fiscali, e cioè delle agevolazioni fiscali che sono molto diffuse, anche eccessivamente diffuse e spesso disordinate. Un obiettivo fondamentale anche all'interno della spending review è quello di razionalizzarli, ridurli per quanto possibile per evitare distorsioni, costi per il bilancio e anche fonti di sperequazione. Secondo decreto riguarda la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Qui l'idea è molto semplice: permettere al contribuente di avere certezza sulla natura di vario tipo degli interpelli. Oggi c'è una moltitudine di meccanismi in questo senso, semplificarle, ridurle all'osso e soprattutto introdurre a favore del contribuente la norma di silenzio assenso. Se un interpello viene rivolto all'amministrazione entro 90 o 120 giorni, a seconda del tipo di richiesta, non si ottiene una risposta all'amministrazione, la proposta di risoluzione della questione sollevata dal contribuente viene data per acquisita e quindi vale il principio silenzio assenso. Sul contenzioso tributario c'è un significativo sforzo alla deflazione, come si dice, cioè alla riduzione dei meccanismi di contenzioso. C'è un'enfasi verso forme più leggere come la mediazione, c'è una, anche qui a vantaggio del contribuente, la previsione della immediata esecutività delle sentenze, che vuol dire che se il cittadino ottiene il riconoscimento di un rimborso non deve aspettare ulteriori anni per avere i soldi, ma li può avere immediatamente. Quindi c'è un beneficio tangibile in questo senso. Altro decreto riguarda la revisione del sistema sanzionatorio. Qui si tratta di fare chiarezza sui limiti, sui contorni, sul perimetro nel quale valgono reati come la frode, che ovviamente rimangono tali, distinguendoli da reati minori e modulando le sanzioni, siano esse amministrative o penali del caso, in modo tale da rispettare il principio di proporzionalità e di rispetto della gravità dei comportamenti nelle sanzioni. Questo si applica a varie situazioni, non entro nel dettaglio, ma ovviamente risponderò alle domande. Altro decreto riguarda le semplificazioni in tema di riscossione. Anche qui ci sono molte norme a favore del contribuente, si razionalizza e si estende la possibilità della rateizzazione dei tributi dovuti allo Stato, si migliora la possibilità di operare un'estensione della rateizzazione al di là di quello che è previsto adesso, permettono dilazioni di pagamento per favorire contribuenti in situazione di difficoltà e inoltre si riduce quello che fino ad oggi si chiamava aggio e adesso si chiamerà con un termine relativo al contributo pubblico alla gestione dei costi di riscossione, ma la cosa importante è che l'ammontare di questa grandezza che si chiama aggio fino adesso viene ridotta di un quarto, quindi c'è un notevole abbattimento dell'onere di riscossione da parte dello Stato. Posso beccarlo? Dall'8 al 6%. Grazie. Dall'8 al 6%. Hashtag tanta roba. Prego.
Vado, faccio il tuo. Hai ragione, grazie. Basso, se mi autorizza, faccio l'assistente di Basso. Tanta roba. Ultimo decreto legislativo riguarda la riorganizzazione delle agenzie fiscali. Ci sono norme generali che danno indicazioni su come migliorare l'efficienza e abbattere i costi delle agenzie fiscali. C'è anche la previsione di un inserimento di concorsi pubblici per soli esami per le agenzie fiscali, anche per venire incontro alla situazione di difficoltà che si era venuta creando, perché, come sapete, a seguito di una norma costituzionale che aveva annullato precedenti concorsi. Quindi allo scopo di rivedere la gestione amministrativa, ma anche di venire incontro a un'esigenza immediata di efficienza delle agenzie medesime. Questi per capi molto sommi, molto generali, i contenuti di questi decreti. Mi pare che ci siano molte cose, domani avrete i testi, o meglio domani dobbiamo darli al Parlamento, quindi domani li avrete anche voi. Ci sono 3 domande al volo, velocissime. Una? Sì, perché ci sediamo. I giochi, bene. C'era anche l'ippica, che fine fa l'ippica a questo punto? Bene, i giochi, 2? Prego, veloce, la prego. Buonasera Presidente, Manolo Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Sa che sto per indovinare su cosa mi domanda lei? Vada. Indovinerà senz'altro. Sull'aggio di Equitalia. Sulla vicenda di De Luca, lei ha detto che col decreto di sospensione De Luca, comunque il Presidente De Luca potrà adempiere ai suoi atti e quindi nominare la Giunta e il suo vicepresidente. Le chiedo, ma se sospeso, la nomina della Giunta non è un atto nullo? Grazie. Terzo punto, terza domanda, finito? Prego. Sabrina Bellomo, Rai News 24. Volevo sapere se è previsto un decreto dunque interpretativo della legge Severino o c'è solo un decreto sempre di sospensione? Su De Luca. Vi vedo appassionati sul tema del fisco. Lo capisco, diciamo, la giornata di oggi giustamente ha molte altre questioni. Allora, rapidamente, sulla questione giochi, il lavoro fatto dai gruppi di lavoro è positivo, è interessante, noi lo abbiamo tenuto pronto per eventuali interventi, se necessario, sia in legge di stabilità, vale anche per il catasto che altrove, ma non ci sembrava il caso di aprire adesso un decreto legislativo sul singolo tema, perché ancora non era maturo il dibattito sul punto di merito. Quindi ci sono dei lavori preparatori, se necessari li utilizzeremo. Tra l'altro le tante cose che ha detto il Ministro Padoan credo che vi aiuteranno molto a fare un quadro, diciamo, davvero interessante di come il fisco viene semplificato. Oggi si fa un passo gigantesco per la semplificazione del fisco. Ovviamente questo non è ancora l'abbassamento di tasse, che pure abbiamo già fatto sia con gli 80 euro che con l'IRAP del costo con la componente lavoro dell'IRAP, ma è un passo molto significativo, potrei dirla così, ordinamentale. La deflazione del contenzioso, gli interpelli, l'Agenzia delle Entrate e le agenzie fiscali in generale sempre più come consulenti del cittadino e non come controparte del cittadino. Questa è la sintesi. Rispetto alla questione De Luca, cosa è accaduto e cosa pensiamo? La norma presenta la norma della legge Severino presenta possibili interpretazioni diverse non tanto sulla sospensione, ma sul momento tra la possibilità di elezione, cioè non c'è una ineleggibilità per chi si trova nelle condizioni della Severino, ma c'è la necessità di sospensione. Sulla base di questo ragionamento, il Presidente del Consiglio ha semplicemente seguito l'atto, l'iter, la Presidenza del Consiglio, se no parlo in terza persona, cosa che è già avvenuta in passato anche a inquilini di questo palazzo, direi che lo eviterei. La Presidenza del Consiglio ha seguito l'iter e quindi ha proceduto nel momento in cui ha ricevuto nulla osta, in modo perfettamente corrispondente alla legge, all'atto di sospensione. Con questo finisce il nostro lavoro. Ragionevolmente ci sarà, suppongo, il ricorso del Presidente De Luca, che in molti altri casi ha ottenuto consenso, penso a ciò che ha scritto la Cassazione su De Magistris, penso ad altre vicende. Quindi, se vuole, la mia opinione smette di essere un'opinione formale di fatti e di scelte e di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, diventa una valutazione politica. Per noi il fatto è che noi abbiamo firmato la sospensione come
richiesti dalla legge Severino. Punto. Si pone un tema interpretativo che naturalmente riguarda in questo momento la Regione Campania e il Presidente De Luca. Sarà lui a dover valutare gli atti. Se vuole la mia opinione, aspetto il ricorso, ragionevolmente, come è naturale che ci sia, avverso questo atto, perché è sempre andata così in questi primi momenti di attuazione della Severino, il caso De Magistris su tutti, e naturalmente il Presidente De Luca valuterà se seguire o meno il parere dell'Avvocatura o di altri che sostengono che, ancorché nelle condizioni di sospensione di cui alla norma, egli può, anzi per alcuno deve, fare gli atti conseguenti. Ma questa valutazione è una valutazione che a questo punto riguarda il Presidente De Luca, non più Palazzo Chigi. Palazzo Chigi ha fatto ciò che doveva fare. Questo atto, quando venga considerato produttivo di effetti, è un tema che purtroppo, per come è fatta la norma, appassionerà nei prossimi giorni e nelle prossime ore gli esperti di tribunale. Quello che dice l'Avvocatura dello Stato è sostanzialmente il Presidente ha la possibilità e anzi il dovere di fare la giunta, perché l'atto è finalizzato a conservare, l'atto della Severino, a conservare in carica la giunta e il Consiglio. Però questa valutazione, le ripeto, è una valutazione che lei mi chiede come valutazione politica di opportunità e che io le do immaginando, come le ho detto l'altra volta, che a mio giudizio ci siano le condizioni per. Questo richiede una norma interpretativa? L'Avvocatura stessa la considera un'ipotesi che si possa fare una norma, ma dice che, secondo il parere dell'Avvocatura, questo è già possibile, è presumibile ex lege, cioè oggi ex lege, non c'è bisogno, cioè c'è la possibilità ma non la necessità di una norma, per cui noi abbiamo preferito procedere senza fare una norma. Se poi vi sarà la necessità, in caso di ulteriore elemento di contenzioso d'altro, di verificare, siamo pronti anche a intervenire, o il Parlamento è pronto a intervenire, ma l'impegno che io avevo preso, che era quello di rispettare puntualmente la Severino, credo che persino gli esperti della materia del Fatto Quotidiano siano costretti ad ammettere, con un po' magari di dispiacere, oppure se magari di piacere, chi lo sa, che è stato perfettamente eseguito, magari a sorpresa per alcuni di voi. Detto questo, alla quarta conferenza stampa alle 21.44 vi auguriamo una splendida serata, alle 23.52 c'è una nuova conferenza stampa, però questa la fa Filippo Sensi perché noi l'abbiamo già data. E grazie al Ministro Padoan, agli uffici del Ministro Padoan, agli uffici di Palazzo Chigi, l'Avvocato Manzione, il Segretario Aquilanti, il Dottor Nannicini, il Professor Nannicini, che ha lavorato insieme a tutta la struttura, Capo di Gabinetto, del MEF, Consigliere del Ministro, chi vorrei forse dimenticare qualcuno, tutti. Nella mia veste di tanta roba, assistente di Padoan, anzi no, assistente di basso.